Questo pomeriggio alle ore 18 al Gran Caffè Mediterraneo di Ponte Gagnano il PD punta i riflettori su Pagliarone, sul degrado nel quale versa la zona da anni. Ci anticipano i temi che verranno affrontati oggi con i cittadini Carmine Gaudio e Silvio Sparano. Allora, i problemi di Pagliarone sono il passaggio a livello, la strada che di sera, di notte è terra di nessuno e l'aeroporto adiacente. Io mi ricordo che facevo parte del Comitato Festa 2001-2002 e la zona era come oggi noi la troviamo, cioè praticamente uguale. Sappiamo benissimo che quando la zona dopo 10 anni è rimasta intatta, cosa vuol dire? Uguale degrado. C'è poco da fare. Le proposte quali sono? Allora, le proposte di questa sera alle ore 18, che noi terremo una manifestazione lì al Bar Mediterraneo, lì a Ponte Gagnano, subito dopo il passaggio a livello, anzi invitiamo per l'occasione tutti i cittadini, soprattutto di Pagliarone e di Ponte Gagnano, a intervenire tutti in massa, perché noi tramite un nostro responsabile di una commissione urbanistica del partito abbiamo in questi mesi progettato, diciamo, abbiamo fatto lanceremo un concorso di idee di riqualificazione totale dalla piazzetta di Pagliarone fino alla rotatoria della Versana, quindi tutta via Magellano. In questa riqualificazione, praticamente quello che diceva il mio collega Carmine, praticamente noi andiamo a operare sul degrado più assoluto, cioè non c'è niente a Pagliarone. A Pagliarone è stata abbandonata da tutto e da tutti, soprattutto negli ultimi 10 anni dall'amministrazione Sica, e questo lo dobbiamo dire a chiare lettere. Praticamente non c'è né altre. Rispetto alle altre cose che ha detto Carmine, non c'è fognatura, non arriva il gas, praticamente non c'è marciapiedi, non c'è arredo urbano, non c'è assolutamente niente. Addirittura l'ultima cosa che ha fatto il sindaco è fare le serre a 1 metro dalla scuola elementare di Pagliarone, frequentata ogni giorno quotidianamente dai bambini, dai genitori, eccetera, eccetera. Tant'è che si sono ribellati ovviamente a questo stato di cose, a questo lassismo e a questa politica dell'amico a favore dell'amico dell'amico.